Parliamo qui di un piccolo gruppo di agate dalle caratteristiche abbastanza particolari. Si tratta delle agate Bacon. Ecco, nel nostro schema le agate Bacon si trovano associate ai calcedoni senza inclusioni. Abbiamo visto i calcedoni colorati, che sono originati per trasformazione di opale primaria, opale CT, in calcedonio. E queste agate Bacon, come vedremo, hanno un'origine simile. Gruppo a parte sono le agate Lace. Bacon e Lace sono due nomi diversi di cose molto simili, però vedremo che la genesi è completamente differente. Quindi le agate Bacon si tratta di un materiale che assomiglia e spesso viene chiamato agata Lace. Ecco, questo è l'aspetto tipico di un'agata Bacon, che è quello come dice il nome, che ricorda il più possibile una pancetta. Si tratta di un'agata bandata, però a differenza delle agate Lace non hanno strati di altri minerali, cioè tutte le bande sono di calcedonio. Però a differenza delle agate bandate, queste bande sono molto tremolanti, diciamo, hanno una geometria molto irregolare. Ecco, ci sono alcuni campioni che vengono dal Messico, le località di questi materiali ho fatto molta fatica a trovarne alcune, però diciamo che si tratta in genere di piccoli depositi abbastanza comuni in molte località sia del nord del Messico che degli Stati Uniti occidentali e tutte hanno questa caratteristica ondulata delle bande. Ecco, questa è un'altra agata Bacon. Una caratteristica peculiare a questo tipo di agate è che si possono trovare all'interno dei piccoli frammenti di altre rocce, di frammenti vegetali, cioè ci sono delle inclusioni di, diciamo, corpi estranei. Ecco, possono anche essere molto colorate, vediamo che hanno delle strutture che ricordano in qualche maniera le stromatoliti, anche se non hanno niente a che vedere. Però l'andamento è fatto così a pinnacoli e molto convulso. Ovviamente poi questi materiali sono stati più o meno variamente silicizzati, per cui ci sono delle porzioni di calcedonio ricristallizzato, eccetera. Ho trovato alcuni depositi, questo viene dalla zona di McDermid, viene chiamato Mystic Crazy Lace, ci sono termini un po' commerciali. Però anche questo materiale ha queste curve, queste bande un po' curviline. Questo è un altro materiale del Messico, caratterizzato da bei colori viola. Sempre c'è una sequenza di bande così ondulate. Questi materiali non sono mai nodulari, si tratta di corpi massicci, non in vene, ma diciamo in masse di bande che possono raggiungere anche un notevole spessore. Questo è un altro materiale dell'Idaho centrale. Questo qui viene chiamato Lace, io ho trovato diciamo la de definizione da chi lo commercializzava, però non è un Lace, è una Bacon. Ecco, alla stessa maniera che abbiamo trovato un precursore per i calcedoni colorati, abbiamo trovato un precursore per questo tipo di opali. Ecco, si tratta dell'opale Bacon. Questo è un materiale che viene dallo Utah, che viene normalmente chiamato opale bandata, però io gli ho dato il no nome di Bacon per analogia di strutture. Questo tipo di stratificazione è molto simile a quella del travertino. Questo è un travertino romano, il materiale su cui si è col quale si è costruita la Roma imperiale. E si forma esattamente nella stessa maniera del travertino. Travertino sono terrazze di carbonato di calcio originate da sorgenti calde, cioè ci sono delle sorgenti che trasportano in soluzione una grande quantità di carbonato calcico che riversandosi nell'ambiente depositano per raffreddamento, depositano rapidamente un piccolo strato di carbonato calcico. Chiaramente questa cristallizzazione avviene
maniera confusa su una superficie esterna dove possono esserci delle piante, degli animali, delle foglie secche, e quindi tutti questi strati che si vanno accavallando lasciano frequentemente delle piccole cavità, eccetera. Ecco, l'Opale Basin si forma nella stessa maniera, però in sorgenti idrotermali associate a zone vulcaniche dove la concentrazione di silice è molto abbondante. Quindi abbiamo questa stratificazione di bande molto ondulate, capita spesso di trovare piccole cavità e inclusioni di corpi strani. Però la sequenza è di opale costantemente, cioè non c'è come nelle LEIS, non c'è quell'alternanza che mi faceva supporre la presenza di due soluzioni diverse, una idrotermale e una meteorica. In questo caso tutto il materiale è di origine idrotermale. Ecco, poi questa opale si può, come succede per i calcedoni di colore, si può trasformare in una agata bacon. Ecco, come si forma l'opale idrotermale delle sorgenti calde? Beh, intanto si ha una precipitazione di opale amorfa sotto forma di una crosta porosa, in genere di aspetto molto brutto, spesso anche polverosa, quindi con bassa densità. Questa crosta si chiama silica sinter in inglese e sarebbe appunto un'incrostazione silicea. Questo silica sinter si forma in prossimità, proprio nelle immediate vicinanze di un geyser o di una sorgente calda. Questa è l'acqua calda che trasporta la soluzione e traboccando deposita nei dintorni un piccolo strato di questo materiale, che prendendo queste forme strane appunto dà modo alla struttura bacon di formare questa struttura ondulata. Ecco, come si crea queste sorgenti calde, questi geyser? È un ciclo geotermico classico, lo stesso che abbiamo visto per la formazione della porzione del calcedonio delle agate LEIS, solo che qui forma, diciamo, tutto il calcedonio o tutta l'opale si forma per lo stesso fluido idrotermale. Ecco, lo ricordo qui per chi non avesse familiarità con questo tipo di fenomeni geologici: il ciclo geotermico dell'acqua funziona in questa maniera. Si ha una zona dove piove, le acque si infiltrano nel terreno, diciamo in questo caso c'è una falda acquifera che passa in una zona che è riscaldata da una sorgente profonda, in questo caso una camara magmatica. Quindi queste acque si scaldano, scaldandosi aumentano leggermente, tendono ad aumentare di volume e quindi diventano più leggere e vengono spinte verso l'alto. Questa risalita mi provoca di passare attraverso una serie di rocce porose che vengono in qualche maniera sciolte dal fatto che queste acque fossero calde. Si sciolgono in questa maniera in genere i materiali di bassa temperatura, che sono alcuni carbonati e la silice, quindi si arricchiscono queste acque. Se siamo in una zona vulcanica, si arricchiscono fortemente di silice. Questa silice viene trasportata in soluzione e le acque risalgono, per esempio, o vengono drenate da un pozzo artesiano, da una centrale geotermica, oppure arrivano naturalmente facendo una sorgente termale o un geyser. Quindi il ciclo è acqua piovana e si scalda e torna fuori. Quando quest'acqua risale, viene alla luce, si raffredda rapidamente, perde il carico litostatico, cioè il peso, la pressione delle rocce che le stavano sopra, e quindi depongono tutto il carico che avevano in soluzione, quindi depongono la silice e creano questi sinter di opale. Questo processo non ha niente a che vedere con la formazione di agate bandate o di altri tipi di calcedonio. Questo è un vero calcedonio o un opale, diciamo, un vero opale di origine idrotermale, cioè di temperatura più alta rispetto alle agate. La temperatura di un geyser è tipicamente 100 gradi. Diciamo, a 100 non arriva perché sennò sarebbe un gas, quindi siamo attorno fra i 95
5 e 99 gradi. E tutte le sorgenti calde hanno più o meno la stessa temperatura, perché è la presenza, cioè il fatto di essere al limite con la gassificazione dell'acqua, cioè col vapore, che aiuta a drenare e a spingere questi fluidi, queste soluzioni idrotermali, verso l'alto. Quindi un sistema idrotermale, questo è un sistema idrotermale classico, per niente speciale, sono gli sistemi idrotermali che formano quasi tutti i minerali idrotermali, solo che qui non siamo nella situazione profonda, che è quella che dà la cristallizzazione delle vene idrotermali, dei quarzi idrotermali, ma siamo in una piccola fuga di questo sistema in superficie. Ecco, questo è un esempio di un silica sinter in formazione presso una sorgente calda. Questo è un caso della Nuova Zelanda. Qui c'è una sorgente che non si vede, però insomma da qualche parte qui c'è una frattura o un buco che mi drena queste acque calde. Le acque vengono riversate in questa piccola laguna, e qui si forma un ammasso abbastanza massiccio di silica sinter, cioè di questo massa di silice stratificata. Questo è lo stesso meccanismo con cui si formano i travertini. Ecco, le incrostazioni silicee del tipo del silica sinter si formano in maniera naturale associate alle centrali geotermiche. Le centrali geotermiche sono quelle centrali che sfruttano le acque calde, i vapori provocati dal riscaldamento delle acque del ciclo geotermico, delle acque che si scaldano in zone vulcaniche e che arrivano alla superficie ad alta temperatura e vengono sfruttate per la produzione di energia. Ecco, il problema più grosso di queste centrali è che nelle tuberie che portano al movimento delle turbine e alla produzione di energia, i fluidi idrotermali che sono caldi e quindi sono i responsabili di portare energia, sono anche carichi di silice. E quindi appena questi depositi cominciano a raffreddare, depositano ra rapidamente delle incrostazioni silicee, che vengono chiamate in inglese silica scale, giustamente incrostazioni. Proprio perché queste centrali geotermiche sono costruite in zone vulcaniche, e non solo sono associate a un alto gradiente termico, ma sono anche associate a zone con molta silice in circolazione. La precipitazione avviene soprattutto in queste zone colorate. Queste blu sono queste zone, questo è il sistema, diciamo, concettuale di una centrale geotermica. Qui ci sono varie situazioni, che sono tutte le situazioni dove i fluidi escono da un tubo stretto e si trovano in uno spazio più ampio, e quindi perdono rapidamente temperatura. E qui è la zona dove si deposita prevalentemente calcite, mentre quelle zone blu, 1, 2, 3, 4, sono le zone dove si forma precipitamente, dove si precipita prevalentemente silice. Ecco, e quanto tempo tarda la silice a depositare? Beh, una volta che abbia raggiunto la soluzione, il fluido idrotermale abbia raggiunto la soprasaturazione, si parla di minuti o al massimo di ore. Quindi si può ostruire un tubo in questione di veramente pochi minuti. E questo avviene se sempre, come nei casi, per perdita di carico e per raffreddamento delle acque. Quindi questo è un problema molto importante nella costruzione delle centrali geotermiche, che va studiato e tenuto controllato: come si fa a evitare che il tubo venga completamente riempito da queste incrostazioni? Beh, basicamente c'è un solo sistema. Cioè si mantengono le soluzioni nella zona di solubilità stabile dell'opale. Questo è un diagramma temperatura silice per diverse fasi della silice, e vediamo che la solubilità della silice amorfa, cioè dell'opale, è infinitamente maggiore che quella di qualunque altra fase della silice. Qui abbiamo il quarzo e il calcedonio. Quindi la solubilità del quarzo e del calcedonio non ci interessano in questo contesto, mentre l'unico importante è la solubilità dell'opale amorfa. Questo è il campo possono avere anche alte temperature delle centrali geotermiche,
Questo verde invece è il campo più ristretto del campo della formazione delle agate in ambiente superficiale. Sempre vediamo che l'unico parametro importante di solubilità è quello della silice amorfa, cioè in soluzione non avremo mai quartzo, ma avremo sempre opale. Quindi, se i fluidi idrotermali che circolano nelle tuberie della centrale geotermica passano al di sopra di questa linea, si ha precipitazioni e incrostazioni rapidissimamente. Quindi, bisogna tenere i liquidi al di sotto. Quindi, basicamente, controllarne la temperatura e mantenere sempre i fluidi qua. Se si riesce in questo scopo, non ci saranno incrostazioni, la centrale può durare molti anni. Ecco, tornando all'opale bacon, possiamo ipotizzare che l'opale bacon sia il precursore delle agate bacon. Vediamo che le strutture sono molto simili e il passaggio fra opale e calcedonio sarebbe lo stesso che noi abbiamo già visto per i calcedoni colorati privi di inclusioni. Quindi ogni nuovo apporto di acqua calda, quindi parliamo di un'agata che si forma attorno alla temperatura di ebollizione dell'acqua, quindi attorno ai 90-100 gradi, ogni apporto idrico durante il raffreddamento provoca la precipitazione di una banda. Poiché si forma in uno spazio aperto, oltre ad avere oggetti estranei, non hanno una ciclicità stagionale, perché dipendono dai cicli e dai capricci, diciamo, del geyser o della sorgente idrotermale, che in molti casi sono stagionali, perché evidentemente l'apporto idrico primario al ciclo idrotermale è dato dalle acque piovose, dalle acque piovane. Però i tempi che tardano le acque piovane per arrivare al sistema idrotermale e risalire possono variare anche notevolmente, quindi può essere che i cicli relativi alla sorgente idrotermale non abbiano una relazione così diretta con cicli stagionali. E comunque ogni piccolo input che dipende dai livelli di ebollizione, dai livelli di risalita dei liquidi idrotermali mi provoca una formazione di una banda. Quindi possiamo di nuovo riutilizzare questo grafico che abbiamo visto nel caso dei calcedoni colorati, per cui l'opale, abbiamo visto, è instabile in natura e tende a ricristallizzare, a riordinarsi in due forme di silice più stabili, che sono il diaspro e il calcedonio. Trasformazione in diaspro, l'abbiamo visto bene nei diaspri oceanici, nelle selci, nei tronchi fossili e in certi altri casi. E invece il passaggio a calcedonio l'abbiamo visto nei calcedoni colorati e qui nelle agate bacon. Abbiamo visto anche che un importante gruppo di diaspri si forma dai vetri vulcanici e anche i vetri vulcanici, alla stessa maniera, sono instabili in ambiente naturale e a temperatura ambiente. E l'opale, essendo un materiale amorfo, tecnicamente è un vetro anch'esso e pertanto instabile. Quindi le due reazioni sono opale amorfa organogena che si trasforma in opale CT e pa passa a diaspro rilasciando acqua. E lo stesso succede per l'opale CT di origine primaria, cioè per precipitazione diretta in vene idrotermali o in depositi di tipo sinter e che passa a calcedonio con rilascio di acqua. Entrambe queste due fasi sono molto più, anche se sono idrate, sono molto più povere di acqua e hanno una cristallinità piuttosto maggiore che quella dell'opale.